buona. Facciamo un sughetto veloce, visto che abbiamo tagliato le melanzane. Ho fatto 3 fette di melanzane tagliate a sottili così, mezza cipolla. Le tenute sotto sale. Un picchio d'aglio, le tenute sotto sale. Adesso metto l'olio e facciamo un sughetto veloce di melanzane e pomodorini. Adesso facciamo soffriggere queste melanzane, cipolle e aglio, una cottura veloce. Tanto faccio... Quindi mezza cipolla, uno spicchio d'aglio. Adesso quanto metto? E 4 pomodorini di questa grandezza qui. 4-5 pomodorini di questa grandezza qui. Adesso quando sono belle fritte, mettiamo i pomodorini. Mettiamo del basilico, che me lo sono già preparato. Mettiamo quello fresco, dai. Rigorosamente spezzettato a mano. Certo, perché si sentono i profumi. Lo mettiamo quando hanno fritto già le melanzane. Così prepariamo un sughetto da fare 4 pennette. Tanto noi ne mangiamo poca pasta. Quanto tempo ci vuole per cuocere le melanzane? 5 minuti almeno. Vedete, il fuoco è alto. Le melanzane sono state sotto sale, lavate e strizzate. E poi tagliate a strisciolini. Un goccio d'olio Evo. Appena prendono leggermente il colore, buttiamo la... Ci mettiamo, aggiungiamo i pomodorini tagliati. I pomodorini. A pezzettini. Le melanzane sono buone solamente se sono fritte. Perché senza fritte sono buone sempre, però... Sono più gustose quando sono fritti le melanzane. Le fatte anche arrostite sono buone. Le fatte sovente arrostite. Adesso appena prende leggermente il colore. Perché tanto devono cuocere ancora un po' di pomodorini. Ma giusto 10 minuti, non le faccio cuocere molto. Mettiamo subito dopo il sale. Cominciano un pochino a colorare. Poi prepariamo qualcosa per mezzogiorno. Hanno preso un po' colore anche la cipolla era partita. Mettiamo i pomodorini, il basilico. La fresa di sale. Adesso questi li faccio mandare circa 10 minuti a fuoco basso. Appassiscono un po', ma non si disfano. Questo abbiamo il condimento per la pasta. Ecco qui. Ancora basilico, spezzettato.
appena preso, appena raccolto dai nostri vasi sui balconi. Abbassiamo la fiamma e lo facciamo andare per 10 minuti. Dopo 10 minuti che risultino un po' così umidi perché si abbassa il gas, adesso va bene così. Adesso le lasciamo, quando è pronta la pasta poi le mettiamo nella pasta. Abbiamo già spento il gas già. Questo è il condimento per 2 etti di pasta. Abbiamo fatto cuocere le penne, le mezze penne. Adesso le scoliamo così, non proprio asciutti asciutti. E le facciamo andare con la salsina dove ho messo del parmigiano grattugiato dentro la salsina. Adesso facciamo gratinare un po'. Saltare in padella. Saltare in padella. Allora, mettiamo un goccino dell'acqua della pasta. E facciamo a saltare e guardate che piattino che è venuto fuori, ecco qui. Prendiamo, mettiamo un goccino d'olio crudo e buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. È la nostra pasta con melanzane, pomodorini, veloce veloce parmigiano. Parmigiano come vi abbiamo fatto vedere, è pronta. Basilico. Ok. Buon appetito. Ciao e continuate a seguirci.